Venite a dare un'occhiata, oggi e solo oggi vi presentiamo gli anelli unici. Non perdete questa occasione, madame o mademoiselle, per favore date un'occhiata, andiamo, guardate qui. Ok, oggi è un ottimo giorno per comprare dei gioielli nuovi. Hai trovato il posto ideale o tutto quello che ti serve? Guarda un po' più da vicino. Davvero? Sembra un'ottima idea, vediamo. Che varietà, quanta scelta! Guarda questo, è semplicemente perfetto. Quale? Questo? Sì! È bellissimo! Si abbina al tuo look. Wow, ma ne hai anche tanti altri, come posso fare? Prova anche questo, è quello, è questi tre, provane quanti ne vuoi. Wow, questi anelli sono fantastici e inoltre stanno benissimo insieme. Proprio così! Ragazzi, volete creare anche voi degli anelli? È facile, seguiteci! Ciao ragazzi, oggi creeremo degli anelli. Io amo tantissimo i gioielli, spero che anche per voi sia così. Che stai aspettando? Ecco quello che ti serve. Non so da cosa cominciare, hai qualche idea? Mi piacciono i panda, sono così carini, ora ti faccio vedere. Guarda! Facciamo un anello in stile panda? Grande idea, anch'io adoro i panda. Ma prima, cominciamo con la base dell'anello. Poi per decorarlo lo trasformiamo in un panda. Perfetto, sarò io il riferimento, dipingi, cioè modella il panda. Ok, adesso lo congeliamo. Whee! Aspetta, congelarlo! L'anello è quasi fatto, sono pronta a decorarlo. Cosa, hai finito così in fretta? Vuoi provarlo? No, 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 grazie, non mi piace indossare gioielli non finiti, è di cattivo gusto. Per fare assomigliare l'anello a un panda, creiamogli un simpatico musetto. Ne faremo moltissimi, mettilo qui così non lo perdiamo. Grazie. Dopotutto dovremmo cuocere tutto. Allora che facciamo adesso, Sammy? Facciamo subito un anello a forma di rana, sarà divertente. Mi leggi nel pensiero? Ho già preparato una base verde. Diamoci da fare o salterà via. Al nostro ranocchio bastano due grandi occhi verdi. Aggiungiamo anche un sorriso. Carino, vero? Sarà così allegro, proprio come me, posso essere il suo idolo! Fantastico! Ma credo che due anelli non siano sufficienti, vero? Certo, hai qualche idea su come trasformarlo? Cosa abbiamo qui? Ah, oh, giusto, il rosa! Avrei dovuto immaginarlo! Penso che sia una base perfetta per un maialino. Non lo so, sto cucinando, non vedi che sono molto occupato? Capisco, capisco. Ma fai attenzione a non danneggiare niente. Ok, Susie! Ecco un altro ingrediente. Allora è un maialino! Hai qualcos'altro? Sì, guarda qui. Wow, devo studiarlo da vicino. Questo anello sembra di cioccolato, forse dovrei assaggiarlo. No, no, no. Perché no, Susan? Non sai che l'argilla non è commestibile, Sammy? Guarda, ho fatto un altro anello, questo è il mio regalo per te, Susie. Grazie, oggi sei di grande aiuto. E ho anche portato un piatto più grande. Ok, Sammy, facciamo un serpente adesso. Ok, ma attenzione, lo aggancio e te lo porto. Ehi, che stai facendo? Ah, so come velocizzare la cosa, lo prenderemo come un pesce. Ho una canna. Vediamo che cosa abbiamo qui. Ecco fatto. Cosa? E questo cos'è, Susan? Non è giusto. Sto scherzando! Mi ci è voluto tanto per fare quella canna, ok? Dai, Sammy, non essere arrabbiato. Sappiamo che sei molto gentile. Adesso ti mostro la mia gentilezza. Guarda, ho fatto l'anello che volevi. Wow, è così carino! Stiamo creando un bel set di anelli. Ma non è abbastanza, dobbiamo farne altri. Non muovetevi, ragazzi! Bentornati! Stavo pensando a San Valentino. Oh, mi piace San Valentino, gli darei un centinaio di pollici in su. Che stai combinando, Susie? Ah, che bel cuore! Vediamo se è più bello di questo. Ehi, Sammy, stai attento, non romperlo. Credo che un cerchio sottile non sia in grado di contenere questo cuore. Meglio farlo doppio. Non si indossano spesso anelli di questo tipo, ma questo sta venendo fuori meravigliosamente. A proposito, ti ho fatto un biglietto per San Valentino, per quest'anno e forse anche per il prossimo. Sammy, è bellissimo! E continui ad aiutarmi con gli anelli. Beh, due sono meglio di uno.
Ho questi pezzi d'argilla, ragazzi, intrecciamoli per creare qualcosa di bello. Volevo partecipare anche io, ma ora mi gira la testa. Continua a dondolare. Forse in questo modo finiremo più velocemente. Sai che ho sempre qualche asso nella manica? Vuoi dire che preparerai tutti gli elementi? Ci sto! Certo, il tuo compito è quello di assemblarli insieme. E finalmente avremo un bel set di anelli da usare ogni giorno. Ho appena capito una cosa, siamo come lo yin yang, un equilibrio perfetto. Ci abbiniamo al meglio, è come se fossimo destinati a essere partner. Questa sì che è una bella idea, Sammy. Potremmo farli abbinati, vedi? Sì, o perché lo vuoi? Perché lo indosserò quando vorrò sentire l'equilibrio interiore. Allora ci serve qualcos'altro. Devi fissarlo alle catene. Altrimenti come lo indosserai? Sulla fronte? Ottima idea! Lo modificherò per indossarli sulla fronte. Andiamo, non indosserò i nostri anelli sulla fronte mai! Ho detto di no, non voglio che tu faccia niente di male! Ti prego, provalo! Aiuto! Fortunatamente sono riuscita a scappare. Sei come un gatto spaventato, tranquillo. Gli anelli non sono ancora pronti. Certo che non lo sono, dobbiamo farne altri per finire il set. Ho un'idea, la semplicità è la chiave. Voglio fare un mini arcobaleno. Come quelli che si vedono dopo una mini pioggia. Allora cosa ti ferma? Puoi fare quello che vuoi. Grazie per il sostegno, sei così dolce. Spero che tu possa aggiungere un po' di magia ai nostri anelli. Ma prima creiamone altri. Ragazzi, restate con noi e sintonizzatevi. Va bene, Susie, ho pensato che dovremmo fare un anello speciale. Su, dove sei? Forse dovremmo creare una specie di simbolo? Che ne pensi? Sono abbastanza sicuro di sapere di che cosa parli. Aspetta un attimo. Non vedo l'ora di vedere qual è la sua idea. Sammy, dove sei? Bene, 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 allora che è quello impaziente qui? Ho scelto diversi simboli, quale ti piace, Susie? Questo qui. Ottima scelta. A volte mi sorprendi con la tua velocità. Sono fatto così. A proposito, ho deciso di fare un po' di pulizia e ho trovato qualcosa. Cosa? Ti faccio vedere. Questo, ti sono rimasti alcuni di questi. Beh, certo, perché volevo farne un altro. Guarda questo. Abbiamo fatto così tanti anelli di argilla, non sono abbastanza. Sii paziente, voglio farne ancora un paio. Chissà quali saranno. Ora spaventerò Sue. Sarà molto divertente. La spaventerò in modo che faccia tutto quello che dico. Anch'io posso spaventarti. Ok, era uno scherzo, facciamo un anello di serpenti. Sono così belli e aggraziati, proprio come me. La bellezza e la grazia riguardano me, te ne sei dimenticata? Come avrei potuto, Sammy? È il momento di cuocere i nostri anelli, ragazzi! Sì, sbrigati, abbiamo impiegato molto per farli! Adesso non dobbiamo avere fretta, gli anelli devono cuocere abbastanza a lungo per diventare resistenti! Abbastanza a lungo? Per quanto tempo? Oh, è il timer! Biscotti e voglio dire anelli! Dobbiamo raffreddarli prima che tu possa indossarli! Andiamo! Oh, 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 Scott, avevi ragione! Visto, te l'avevo detto, ma il nostro serpente sembra un po' pallido, decoriamolo! Ho scelto io il colore. Sammy, puoi aspettare un pochino? Aspettare mentre tu dipingi mai! In realtà, puoi farlo da sola! Ok, eccoci qui! Allora, come va lì? È venuto benissimo, manca solo un tocco! Dobbiamo aggiungere un po' di lacca ai nostri anelli. Tutti! Il processo è un po' faticoso. Ti andrebbe di aiutarmi? Hai la super velocità degli slime, tu. Non puoi fare niente senza di me. Certo che ti aiuto. Ci metterai una vita. Ora è tutto finito, vero, Susie? Esatto. Fantastico! Possiamo ammirare il nostro set di anelli in tutto il suo splendore!
Oh, il mio tesoro mio e solo mio! Sue, hai dimenticato qualcosa? Sono miei o vuoi discutere? Ah, discutere? È meglio che ti mostri un trucco di magia, allora. Un trucco? C'è mancato poco, allora che cos'è? Guarda bene! Bibidi bobidi boom! Ehi, è vuoto! Dove sono tutti i miei anelli? Sputa il rospo! Ho cambiato idea, non ti darò niente! Vado a mostrarli a Roger, ciao! Hai visto? Sono spariti! Sì, possiamo trovare un accordo! Aspetta!